Buonasera Dris, benvenuto a Tiki Taka, come stai? Bene, bello il servizio, no? Tutto vero, tutto giusto, tutto meritato. Come va? Buonasera, molto bene. E lei? Molto bene, tutto sotto controllo. Siamo pronti per domani? Domani c'è una partita speciale. Conta per il Napoli, poi tu gli olandesi li conosci bene, insomma il Feyenoord è stata una tua rivale. Siamo pronti? Sì, una partita importante perché come sapete a Shakhtar abbiamo perso 3 punti e adesso domani è molto importante. È una partita ovviamente speciale. Ti faccio fare un saluto da uno che conosci molto bene, eh? Un altro che si chiama Ciro, poi su questa cosa di Ciro parliamo fra un attimo. Guarda chi c'è, il professor D'Amore. Ciao Pier, buonasera a te, a tutti gli ospiti in studio, ovviamente raccolgo con grandissima gioia il tuo invito a salutare il mio grande amico Dries Mertens, alias Ciro. Poi su questa cosa bisognerà discutere per capire chi è Ciro tra i due. Comunque io per fare questo saluto a Dries sono venuto a Bruxelles. Penso che lui la riconosca, perché giustamente ho detto devo fare un saluto a Dries, vengo in Belgio, non è vero, sono qui a girare un film, Dries lo sa perché ci siamo sentiti, questo baffo racconta un po' del mio nuovo personaggio, e niente, volevo semplicemente dire a Dries di stare tranquillo, di continuare a fare quello che sta facendo, noi siamo tutti con lui e con la squadra ovviamente, forza Napoli, para tutta la vita, ciao ragazzi. Ecco, il nostro inviato da Bruxelles. Siete amici? C'è un buon rapporto, Dries? Marco D'Amore, Ciro Di Marzio. Sì, grande Marco. No, l'ho sentito questi giorni. Stai a Anversa e a Bruxelles e sta girando un nuovo video. E mi fa piacere il bel messaggio che ha fatto. Senti, ma è il tuo momento migliore da quando sei a Napoli? È cambiato tutto un anno fa, adesso parleremo ovviamente di Milik, al quale mandiamo un grande in bocca al lupo. Dal punto di vista tuo, della maturazione, è il momento migliore della tua carriera? Mi dispiace tanto per Milik, perché è una sfortuna, questo ragazzo è incredibile, e mi dispiace veramente, e la squadra anche, tutti insieme siamo lì per lui. Ma dobbiamo continuare, sì, la squadra ci sta e purtroppo dobbiamo continuare e vogliamo fare bene. Ti faccio vedere un gol che abbiamo visto tante volte in questi giorni, devo dire la verità, ma non ci stanchiamo di vederlo, perché è proprio quando il calcio diventa arte, quando il calcio diventa poesia. Callegari e Cravero l'hanno raccontato. Che si pensa in quel momento, il momento in cui ti sei girato e hai capito che potevi andare verso la porta? Me lo racconti un po'? E vuoi fare l'azione e dopo il portiere gli spinge la palla e ho visto che la porta era aperta e mi sono girato e ho tirato e non è troppo pensare, come non pensava tanto, era soprattutto istinto e talento Maradona. Ti faccio vedere il gol di Napoli-Lazio, se ne è parlato molto in questi giorni, è un paragone che ci può stare col gol, l'hai visto il gol con la Lazio di Maradona con il nostro Nando Orsi? Eccolo qua, era un San Paolo di qualche anno fa. Da quasi metà campo. È un paragone che ci sta, Dries? Parlo del gol, eh? Si possono fare paragoni con il gol, ma non con i giocatori, perché questo è... E ho sentito tanto parlare di queste cose, ma dobbiamo... Io, a me mi fa piacere che fanno questo, ma ho tanti rispetto e voglio stare... Io l'ho detto sempre, io sono Dries e voglio stare con i piedi a terra e voglio continuare e aiutare la squadra. Hai capito chi è Maradona, non soltanto per il calcio mondiale, ovviamente un fenomeno assoluto, ma nella storia di Napoli, nella filosofia di questa città, nella cultura calcistica. Vediamoci un po' di immagini di Maradona, perché tu ti sei ambientato allo stesso modo, mi sembra, no? Sei diventato amico dei napoletani, vivi la città, stai proprio bene. Qualche volta t'ho anche incontrato al ristorante e stavi molto bene, devo dire, sinceramente. Cioè, è un legame profondo, no? Noi ci siamo già anche visto, sì, a me mi piace andare in giro, andare a mangiare, andare... È una città bellissima, si conosce i posti belli
secondo me devi vivere così. Ecco, fra l'altro ci siamo visti, io mangiavo più di te, su questo non ci sono dubbi, ti faccio vedere la tua foto che hanno fatto con Maradona, con i capelli di Maradona, perché poi insomma c'è l'ironia, il web porta anche, ecco, ti piaci così esteticamente parlando? Ci può stare, questo qui è un fotomontaggio. Non... Come stai? Beh, non stai male, eh? Non stai male. Quello chi l'ha fatto è veramente... Bello, bello, hanno fatto una bella cosa. Un genio. Senti, mi dici una cosa che non sappiamo di Sarri? Perché noi sappiamo che è bravo, che gioca un grande calcio, molto estetico, che fuma molto, che mette sempre la tuta. Ci dici qualcosa che non si sa di questo grande allenatore? È una cosa che non si sa, no? Che lo sai che lui fuma anche. Fuma. È una cosa che non tanti gente sa, ma lui fuma anche la sigaretta. Allora, no, no, non lo so, sappiamo tutti, è un grande giocatore. È un grande allenatore e sta facendo una grande cosa con questa squadra. Lui è molto forte per prendere i giocatori e fare giocare il suo gioco, perché abbiamo visto tutta la mano sua dentro il nostro gioco e io posso parlare solo positivo. Ecco, tu, il tuo gioco e la tua vita è cambiata da quell'infortunio di Milik. Rinnoviamo ovviamente un grande in bocca al lupo. Che responsabilità è sapere che se possibile dovrai giocare ancora di più in quel ruolo, perché inevitabilmente almeno fino a gennaio sarà quella la posizione nella quale verrai schierato, Dries? Sì, lo so, è una responsabilità, sì, ma io sono qua per fare questo e per giocare, per fare le mie partite e, come ho detto già prima, per aiutare la squadra. E stiamo facendo molto bene e vogliamo continuare. Senti, Hamsik e Reina, come li vedi? Perché si è parlato molto di loro. Di Reina c'è quell'immagine sotto la curva quando praticamente ha scelto di rimanere, di essere ancora legato a questo popolo. Hamsik ultimamente fa un po' fatica a trovare il gol. Come li stai vedendo? No, ma non dobbiamo parlare troppo. Pepe è uno che sta molto bene qua, lui, la famiglia. E a me mi fa molto piacere che Pepe rimanete, perché per noi è molto importante, dentro il campo, fuori il campo, e sappiamo tutti che lui è un personaggio, è molto importante per noi. E dopo Mare, che è un grande giocatore, che abbiamo bisogno, e sappiamo tutti che il gol non è molto tempo che passerà. Senti, è la Juve l'avversaria da battere, e come vedi Higuain in questo momento? Higuain in panchina l'altro giorno, che sensazione ti dà? No, non mi dà molto. Io sto guardando per Napoli, io sto giocando qua e vogliamo fare bene. Noi dobbiamo, non dobbiamo guardare gli altri. Non ci sta solo la Juve, ci stanno altre squadre. Ma noi guardiamo a noi e noi vogliamo il nostro gioco, perché se guardiamo le altre squadre perdiamo. Noi dobbiamo vedere partita a partita e dopo vediamo. Nainggolan, ti piace? Siete, avete un buon rapporto? Insomma, anche la Roma è un'altra avversaria, no? No, la Roma è sempre la Roma, fanno anche grandi partite e Nainggolan è un grande giocatore e io posso giocare con lui in nazionale, lui ha molta qualità, è un giocatore forte che fa la differenza. Assolutamente. Senti, ti faccio salutare anche Anna Trieste, che voleva lasciarti il messaggio, è abbastanza innamorata di te, in senso ovviamente calcistico, e di quel nome Ciro, che insomma in qualche modo ti è stato dato come segno di napoletanità. Anna Trieste, eccola qui, Annina. Caro Ciro, ma è vero che oltre a essere un falso 9 tu sei pure un falso belga, perché ti appassi nato nei quartieri spagnoli a Napoli? Ma a proposito, ma Ciro, ti piace come nome o ne preferivi un altro? Che ne so, tipo Carmine, Gaetano? Fammi sapere, però secondo me Ciro... Perfetto. Allora, Ciro è perfetto, non ci sono grandi dubbi. Ma è vero che sei un falso belga? Non un falso belga, ma un belga ormai napoletano. Che cos'è? Che cos'è che ti piace di più della città? Ma non è falso belga, a me mi piace vivere come le gente vivono adesso, e vivere la città e andare in giro e fare conoscere le gente di qua. Dopo, che mi piace di più, ci sono tante cose, sono 5 anni qua e mi piace qua. Il mare, svegliarsi la mattina di fronte al mare. Il mare, il tempo, il caffè, tutto. Grande, sarà il professor De Giovanni, che vedo collegato, sarà fiero di te, lui che ha dedicato e ha ambientato in un bar
di Napoli un libro straordinario il resto della settimana. Io ti saluto, con Auriemma è un buon rapporto, Auriemma è il cantore delle cose di Napoli, vedo che annuisce, vedo che è felice, e allora ti lascio così, Driz, con una clip con la voce di Raffaele Auriemma, con un grande in bocca al lupo ovviamente per domani, e anche con un ringraziamento a Nicola, al professor Baldari, che hanno reso possibile questo collegamento. Adesso a letto presto, perché domani c'è una grande partita, ti lascio con i tuoi gol, le tue prodezze, vai Raffaele Auriemma. Jorginho lancia Mertens, insegue il pallone, esce stracoscia, allontana così, ancora Mertens, ed è rete, si gonfia la rete, una stella filante, una stella cometa dal piede di Dries Mertens, Napoli 3, Lazio 1, il solito fantastico, famigerato, famelico Dries Mertens, cattivissimo me! Cattivissimo Mertens!